Coach, buonasera. Ciao. Allora, innanzitutto complimenti per quel che riguarda l'aspetto di chi si diverte a scrivere, grazie per chi ancora guarda dentro uno spirito da tifoso. Questa stagione è stata contraddistinta dall'idea, non so se lei è d'accordo, l'idea di gestione, un'idea di comunicazione, un'idea di come i propri ragazzi dovessero scendere e crescere anche come uomini. Penso che le lacrime di Tommaso Baldasso siano esempio abbastanza chiaro di questo. Sì, E le per cui, lacrime erano di tutti in spogliatoio, sì, io ho quindi visto questo Baldasso penso. passando per quello che riguarda l'aspetto tecnico sul campo, quanto è orgoglioso e fiero l'uomo Corbani, prima che il tecnico, di aver visto portare avanti un'idea? Perché molte volte non è così semplice, credo, portare avanti un concetto in maniera così continuativa e No, determinata durante l'anno. molto, infatti ho detto a loro, ai ragazzi, sono veramente orgoglioso di ognuno di loro perché mi hanno ascoltato in ogni momento, sia individuale che di squadra, e mi sono venuti dietro in ogni proposta tecnica, che fosse per il loro miglioramento o fosse una proposta riguardante il gioco della squadra. Poi abbiamo giocato una pallacanestro, devo essere sincero, vi ho detto tante volte, io non ho una mia pallacanestro, ho giocato in tanti modi diversi a seconda della squadra che ho allenato. Questa squadra era veramente complessa da mettere insieme perché ci mancavano, strutturalmente ci mancavano tante cose, ma non perché non siamo stati bravi a costruirla. Credo che Simone abbia fatto, Geoffrè, un lavoro clamoroso nel costruirla, ma quando ne abbiamo costruito la squadra, i giocatori italiani erano già tutti accasati. Il budget, sapete, non era certamente un budget di primo livello. Quindi in tutto questo ci siamo dovuti adattare e quando ci siamo trovati lì e man mano li abbiamo firmati. Non è che abbiamo detto abbiamo questo, va bene per incastrarlo con l'altro, così così, ma qual è l'alternativa? Nessuna, allora va benissimo. E quest'altro non si incastra tanto, ma chi possiamo prendere? Nessuna, va benissimo. E li abbiamo presi tutti, fieri di averli presi e di averli incastrati. Quindi sono molto orgoglioso e molto fiero, ma di quello che hanno fatto loro perché mi hanno ascoltato. E abbiamo fatto una pallacanestro pazza, perché abbiamo fatto una pallacanestro pazza in alcuni momenti. Però era l'unico modo. Onestamente, era l'unico modo per nascondere le nostre mancanze strutturali. Poi all'infortunio di Benetti, noi abbiamo finito la stagione con Jacopo in campo, in gara 2 ha giocato 22 minuti, ha fatto due partite, gara 1 e gara 2 di una consistenza totale, gara 3 ha giocato ancora consistente, oggi era emozionatissimo, però abbiamo coperto Jacopo inventandoci John Brown da numero 4 che l'abbiamo preso per fare solo il 5, ha fatto solo il 5 in carriera. Abbiamo Tony che è un ragazzo di un cuore, io veramente come gli ho detto alla fine, io amo Tony Raffa perché è un ragazzo con un cuore immenso, ogni tanto bisogna farlo ragionare, lì è un po' difficile, però poi è il mio playmaker, poi dopo ho Baldasso che è anche l'altro per farlo ragionare, quindi però tutte queste cose qui ci sono piaciute, allora anziché diventare matti in una cosa in cui in così poco tempo e dovendo anche fare dei risultati, perché poi dite bene, abbiamo trasmesso emozioni, ci siamo divertiti, ma se le avessimo perse tutte, mica ci divertivamo tanto. Quindi dovevamo anche vincere. Allora abbiamo scelto di esaltare queste cose, cioè la ragione c'era poco, esaltiamo quello che abbiamo. Cosa abbiamo? Il cuore, l'energia, la follia, e su questa cosa qui abbiamo lavorato. Quindi sono molto fiero dei ragazzi, di tutto quello che hanno fatto, perché tutto quello che gli ho chiesto l'ho visto sinceramente in campo. Fabrizio. Sì, Fabio. Allora, i Beal li hanno detti tutti i miei Mi colleghi. adesso sono arrivati, tu dici tutte le cose Mi ero cattive. sempre No, Fabio. Allora, prima di tutto, la Piazza di Roma ha scoperto. No, adesso. Lei era nata a Memo. Memo. No, non mi sembra, comunque, rimaniamo così. Mi sembra che soprattutto tu, come persona, abbia dato l'immagine che la piazza aveva bisogno di un coach come te, vero, autentico, sanguigno, straordinario dal punto di vista sia caratteriale ma anche tecnico, perché quello che sei riuscito a fare quest'anno, poi si passava o non si passava, è stato a mio avviso straordinario, proprio mettere insieme dei giocatori che poco si incastravano, no? Con quelle vene di lucida follia che abbiamo visto. Quindi vincere e convincere in certi casi. La mia unica domanda è questa: ma con Benetti non rotto, forse
questo turno, o forse anche il posizionamento finale in campionato sarebbe potuto essere un po' più alto. Sai, ci sono mille se, ovviamente Gabriele è un giocatore che prima dell'infortunio nelle ultime 3-4 partite era in grandissima ascesa, stava prendendo confidenza con i due ruoli, col ruolo di esterno e col ruolo da quattro tattico, da quattro tiratore, da quattro. Ovviamente ci sono cambiate tante cose, però io nel momento stesso in cui quella mattina tragica perché Francesco era lì con noi quando si è fatto male Gabriele, non si è riusciti più a fare niente, abbiamo provato anche a fare solo dei tiri liberi, non riusciamo neanche a fare i tiri liberi, tanta tristezza ci ha preso tutti e tanta una cosa ci ha segnati, però per come sono fatto io e quello che ho cercato di trasmettere ai ragazzi nel momento in cui poi c'è stata l'impossibilità di sostituire il giocatore, prima perché non avevamo il mercato libero, poi quando abbiamo sbloccato il mercato grazie all'intervento dell'ingegnere, poi non c'erano tutti questi giocatori, perché i giocatori non ce ne sono mica tanti, soprattutto con le finestre così vincolate. Ecco, nel momento stesso in cui abbiamo capito che questa era la situazione, abbiamo trovato delle alternative e a me spiace molto per Gabriele, adesso sta già saltando, correndo, l'avete visto il riscaldamento, recupererà e tornerà a fare quello che stava facendo benissimo prima. Per noi è stata un'occasione per sviluppare Jacopo non avrebbe avuto tutto questo spazio, è stata un'occasione per spostare JB in quattro e devo dire che da quel momento comunque la squadra ha acquistato una fisicità che non aveva e questa cosa... Quando giocavamo, voi sapete che io sono molto amico, lo considero, oltre che è stato mio assistente per anni, adesso è uno dei miei migliori amici, Adriano Vertemati, l'allenatore di Treviglio, quando abbiamo giocato da loro quella partita 108-106, senza supplementari, benissimo. Quando abbiamo giocato questa partita, ovviamente noi ci parliamo quattro volte al giorno, e allora lui mi chiede come vedo io la sua squadra, gli dico ma tu come vedi la mia? E io lì Vedovato giocava quei pochissimi minuti di ritaglio e lui mi disse guarda forse questa cosa qui che stai insistendo, avevamo ancora Gabriele, che stai insistendo con Jacopo in quintetto provando con JB da 4 e stai alzando la fisicità della squadra, se Jacopo ti migliora è la cosa che vi può cambiare perché vi dà dei corpi e una fisicità che in fase di costruzione della squadra era un po' il limite che ci siamo detti, siamo leggeri, no, non lo siamo, poi la facciamo diversamente, ci adeguiamo, faremo delle cose tattiche. In realtà, senza fare delle cose tattiche, con Jacopo, e grazie anche ai progressi di Jacopo, perché è chiaro che se mettevamo un giocatore che stava lì e lo randellavano tutti, invece con i progressi di Jacopo ci ha dato una fisicità. Quindi, per rispondere, ovvio, ci è spiaciuto tantissimo, ci è cambiato tanto, poteva, però va bene. Noi non eravamo... Non siamo una squadra che può vincere il campionato, questo campionato. Noi volevamo vincere il campionato perché noi volevamo vincere oggi, mica per farci una gita a Ravenna o per fare il secondo round. Noi volevamo vincere oggi per vincere il secondo giro, per fare la finale, per vincere il campionato. Però poi bisogna essere razionali, questa squadra non è costruita, non è abbastanza lunga per vincere il campionato. Questo anche con Gabriele, onestamente. Quindi detto questo, abbiamo fatto un percorso dove abbiamo migliorato Vedovato e abbiamo fatto qualcosa di diverso con gli altri giocatori.